E così Jackson è morto in galera e intendono farlo passare come suicidio. Secondo te non è vero? No, io non ci credo. Gli mancavano 9 mesi da scontare, aveva quasi finito. E quali sarebbero le tue conclusioni dopo l'intervista che hai fatto? Secondo me è Jerry Kearns che l'ha ammazzato. Jerry Kearns? Quello della Kearns International? Proprio lui. E secondo te per quale motivo l'avrebbe ammazzato? La risposta è nel videotape. Si può dargli un'occhiata? Credo che quel documento interesserebbe molta gente. Ma è attendibile? Sì, certo che lo è. Al signor Kearns infatti non piace neanche un po'. Ci ha minacciato? Beh, non esattamente. Si è innervosito. Chiunque si sarebbe innervosito al suo posto, Steven. Andiamocene via da qui. Quel video provocherà il finimondo. Andrà in rovina quel ricco schifoso. Vorrei che tu lo visionassi al più presto. Oh, quando vuoi, anche subito. Ogni tuo desiderio è un ordine. Nel mio ufficio domattina, va bene? Dove vuoi. Qualsiasi luogo va bene per incontrarti. Senti, prima pensiamo al lavoro. Buongiorno. Colazione? Grazie. Allora, cosa hai fatto ieri sera? Stephen Hayes mi ha invitato a cena. Oh, hai trascorso una seratina romantica. Ho un documento filmato e sto cercando di venderlo. Vuole venderti solo quello? Sei rientrata stanotte? Senti, non ho intenzione di subire un interrogatorio, ok? Di che stai parlando? Di noi. Non ti permetto di indagare sulla mia vita privata, Chuck. Ho bisogno di tempo. Già, anch'io. Vorrei soltanto che non ripetessimo gli stessi errori del passato. Che succede a quei due? Avranno dei problemi. Non si direbbe. Ciao, anche voi in pausa. Buongiorno. Salve, colleghi. Chuck, devo domandarti un favore. Non mi dire. Don Chapman. Esatto. Ci sarebbe da pagargli la cauzione. Chi sarebbe? Un tipo che ha fatto saltare una ciminiera. Ha preso di mira una fabbrica che per 20 anni ha scaricato anidride solforosa. Quanto c'è da pagare? $100,000. Oh. Immagina se dovessimo prestare dei soldi a tutti i nostri clienti. Sentite, so benissimo che è una cifra molto alta. Ma purtroppo non vogliono assolutamente saperne di rilasciarlo. Come mai sei disposto a rischiare così tanto per lui? Chi è costui? Lo conosci bene? Un amico. Che tipo di amico? Mio personale. E chi ti garantisce che appena avrai depositato la cauzione non salterà su un aereo per il Brasile? Ti do la mia parola. Non è sufficiente. Mi dispiace, Leon, ma non ci stiamo. E anche la tua opinione, Olivia? Mi spiace, ma temo proprio di sì. Vi ringrazio. Potevamo essere più diplomatici. Fammi capire, Steven, mi stai dicendo che Jerry Kearns è un trafficante d'armi? Sì, le sue società legali gli servono solo come facciata. E il tipo che Jackson ha ucciso aveva delle prove contro di lui? Indovinato. Era suo il ristorante in cui Jerry Kearns trattava gli affari, anche quelli sporchi, quindi pensò che poteva ricattarlo.
ma il colpo non gli riuscì. Kearns assoldò Jackson per farlo fuori? Già, e questa è la cosa importante. Quello è Jackson. Credo che la ragione per cui mi contattarono fu perché in realtà stava accadendo qualcosa. Che tipo di cosa? Non lo posso dire. Chi le chiese di uccidere il proprietario del ristorante? Fu Jerry Kearns. Perché? Non me lo chieda. Quanto la pagò? $10,000. Mi disse che doveva sembrare un incidente. Questo non prova niente. Jackson era una perfetta nullità. Eppure è incaricato di difenderlo il miglior avvocato di Toronto. Ho capito, ma ti ripeto che non prova niente. Lo hanno trovato impiccato 3 giorni dopo aver rilasciato quest'intervista. Ma è solo la sua parola, ci vorrebbe il parere di qualcun altro. C'è la compagna di Jackson, Rose Domain. Lei crede che il suo amico si sia suicidato? Se ne vuole andare. Sa se qualcuno l'ha pagato per uccidere? Lo vuole capire, non ne so nulla. Non credi che possa aver mentito? Ecco, questo è il nostro uomo. Forza, mandateli via. Vuoi toglierti di mezzo? Adesso guarda. La riconosci quella macchina? Perché? È quella che ha tentato di investirci. Ne sei proprio sicuro? Sì. Jackson aveva paura. Mi concesse l'intervista proprio perché pensava di salvarsi la vita. C'è qualcun altro che lo sa? Dell'intervista? No. Solo noi due. Tu lo sapevi che sono cresciuti assieme. Non ti sfugge nulla, vero? So perfino che guida una Jaguar. Ok, cercherò di farla visionare ad un produttore, magari domani sera. Bene, allora cerca di farlo venire alle 7. Ti lascio questa, così puoi rivedertela con calma. Grazie. Attenta, è roba che scotta. Salve, come va? Salve. E così hai il filmato? Già, sembra incredibile. La cassetta o chi te l'ha data? Vuoi dare un'occhiata? No, grazie, la guarderò in televisione. Bar Robinovich, Chovenin e Novak. Ciao. Hai bisogno di me? Vuoi una mano? Devo dedurre che allora sei di nuovo disponibile. Se ne può parlare. Allora, che rapporti ti legano a Chapman? Niente di speciale. Siamo cresciuti insieme a Monte. No, andiamo, Leon, con me puoi confidarti. Buongiorno, Carrie. Salve, lei deve essere il suo socio. Leon Robinovich. Dillon Beck, bentornato. Come sarebbe a dire? Intendevo al diritto penale. Se non sbaglio, la sua specialità è il diritto di famiglia. In piedi. Entra la corte. L'udienza ha inizio. Chiami pure il primo imputato, signor Beck. Lo Stato contro Don Chapman. Il signor Chapman è accusato di aver recato gravi danni ad una fabbrica con dell'esplosivo senza curarsi delle possibili conseguenze sulle persone. È pronto ad iniziare il procedimento accusatorio, signor Beck? Sì, vostro onore. Vostro onore, la difesa fa richiesta di aggiornamento. Con quali motivazioni, signor Robinovich? Abbiamo bisogno di più tempo per poterci preparare. Vostro onore, ritengo che la difesa abbia tutto il tempo di ripassare l'intero codice penale da oggi al processo e che un rinvio non sia necessario. Il processo si può anche evitare. Le garantisco, signor Robinovich, che il processo ci sarà. Basta così, signori. Signor Robinovich, la sua richiesta è respinta. Bene, ora possiamo procedere con l'udienza. Mi scusi, vorrei parlare con il mio cliente. Faccia pure. Leon, cerca di tirarmi fuori, o quelli butteranno via la chiave. Vedrò di pagarti la cauzione. Il PM ha cercato di fregarti, eh? Voglio presentarti la mia collega, Carrie Barr, la nostra esperta in campo penale. Buongiorno, come va? Salve, che cosa ne pensa? Studierò il caso attentamente. Non intendo dichiararmi colpevole a nessuna condizione. Beh, ne dovremmo discutere. Non ho nessuna intenzione di discuterne. Non voglio tornare in prigione, volete capirlo? Avrebbe dovuto pensarci prima di far saltare quella ciminiera. Spero non si offenda, avvocato, ma preferisco affidarmi a Leon. È liberissimo di farlo. Non voglio compromessi. Questo me lo devi, Leon. Ricordatelo. Nessun compromesso, chiaro? Che cos'è che gli devi? Preferirei non parlarne. Sarebbe meglio patteggiare. Non posso. Perché? Perché mi ha detto la verità. Dimmi, da quando in qua giustifichi la violenza? Senti, Carrie, non ti ho chiesto io di aiutarmi. Bene.
C'è una cosa però che non devi dimenticare. Sei il suo avvocato, non il suo amico. Quello che sta per vedere è un documento unico. Se in questo film c'è una testimonianza accusatoria davvero così importante, è necessario avere un completo riscontro dei fatti All'inizio citati. Stentavo a crederci perfino io, ma è la verità. Parola per parola. Bene, possiamo vederlo? C'è qualcun altro in trattative per l'acquisto? Direi che c'è un notevole interesse. La mia vita stessa è in pericolo. Perché dice la verità o perché ha inventato una storia? Steven Hines? È seduto laggiù. Buongiorno, ho un'ingiunzione firmata dal garante della Corte Suprema con la quale si ordina che il suo video non potrà venire proiettato. Che roba è? Posso vedere? Mi dica, c'è qualcuno che si sta opponendo alle sue ricerche, signor Hines? Sì, e vuole anche sapere come si chiama. Jerry Kearns. È un nome importante. È sicuro delle testimonianze che ha raccolto? Jerry Kearns è un assassino. E questo video lo dimostra. Quando potrà vederlo, mi darà ragione. Cos'è che ti preoccupa il nuovo caso? No. Cioè, a dire il vero, sì. Non so se riuscirò a battere l'accusa. E lui sta rischiando di farsi almeno 7 anni dentro. Vorresti comprare la sua libertà? Sì, perlomeno fino alla sentenza. E se tagliasse la corda? Non lo farà. Io ci proverei, e tu? No. Scappando non si modifica la realtà. Ti presterò io quel denaro, dimmi quanto. Non lo voglio. Leon, lo sai che per te lo faccio volentieri. Dimmi quanto vuoi. Basta che mi firmi un impegno a restituirli e domani stesso avrai quei soldi. Ti ringrazio. Non vuoi almeno sapere tutta la storia? Me la racconterai. Signora Tomain, sono Livia Novak. L'avevo chiamata stamattina presto. Ha fatto male a venire perché non ho niente da dirle. Senta, capisco bene i suoi timori. Ma se c'è qualcosa che conosce, potrebbe aiutarmi a mandare Jerry Kearns in prigione. Vuole farmi fare la fine di Jack? Se non fosse andato a testimoniare, sarebbe ancora vivo a quest'ora. Mi dispiace molto. Troppo tardi. Dov'era lei stanotte quando ho ricevuto quella visita? Di chi? Andiamo, sa benissimo di chi sto parlando. Lo sa che quella gente è pericolosa. È stato tremendo, sono tornata a casa e... ed era tutto sottosopra. Mi creda, avvocato, quello era un avvertimento. Non posso testimoniare. Mi dispiace. Non le basta quello che hanno fatto al suo uomo. È meglio che sia morto, mi creda. Lei cosa sa? Gliel'ho già detto, un bel niente. Mi lasci stare, per favore. Ciao. Ciao. Stai bene? Sì, perché? Ho saputo dell'ingiunzione. L'ha ordinata Jerry Kearns. Ha avuto un tempismo incredibile. Evidentemente gli brucia quel materiale. Adesso vorrei vedere il filmato. Lo vedrai quando passerà in televisione. La cosa è piuttosto seria. Non è il caso che tu senta un altro parere? Il tuo? Forse saresti più obiettiva. Scusami, Chuck. Non mi sento di parlarne. Mantenere il riservo fa parte della mia etica professionale. Ieri non ti interessava per niente e oggi vuoi sapere tutto. Come mai? Hai considerato l'ipotesi che Steven possa anche usarti? Steven non mi sta usando. Sei sicura? Pensa a tutta la curiosità che si è creata. L'ingiunzione non fa che aumentare il prezzo del filmato. È per questo che ti interessa così tanto? Io voglio vederlo. Potresti esserti messa in un affare molto rischioso. Dal quale posso uscire senza bisogno del tuo aiuto. Che ti prende? Ma perché mi tratti così?
Lasciami stare. Vado a prepararmi per la seduta. Ehi, Leon. Non vedo l'ora di andarmene da questo posto. L'hai detto anche 20 anni fa. Combattevo una battaglia, lo sai. Ammettilo, ci sono altri sistemi per cambiare le cose. Ne ho già sperimentati. Senti, non ho fermato un missile sulla rampa, ho solo fatto saltare una schifosa ciminiera. Anch'io saprei giocare duro così. Chi, uno come te? Ma sta zitto, con la tua faccia pulita che vuoi fare, Leon? Ehi, quanta gente avresti potuto ammazzare, dimmi. Dobbiamo attenerci solo ai fatti. L'accusa ha due testimoni che dicono di averti visto mettere l'esplosivo. Nessuno mi ha visto. Come sarebbe a dire? L'accusa si basa proprio su questo. Senti, non me ne frega un bel niente, te lo ripeto, nessuno può avermi visto. Ne sei certo? Sì. Bene. In questo caso allora mentono i testimoni. Abbiamo una buona carta da giocarci. Secondo te quante probabilità ho di cavarmela? Dimmelo francamente. Io non faccio il mago. Chiederò che il processo avvenga senza giuria, visto come stanno le cose. Perché? Perché il giudizio della giuria è molto spesso un giudizio più emotivo e influenzabile dai testimoni. Un giudice valuterà solo i fatti. Vuoi farmi deporre? Se riuscirai a non accusarti dicendo la verità. Ok, facciamo come dici tu. L'unica cosa che non voglio è tornare dentro. Grazie per aver pagato. Chi ti ha dato quei $100,000? Alan. Senti, senti, siete già arrivati a questo punto. Sono fatti miei. A proposito del tuo amico, vuoi che ci parli con Dillon? Sì, se non ti costa troppo. Ma no, no, figurati. Altrimenti gli amici a che servono? Ok. Vada pure a chiamare. Non è affatto divertente questa pagliacciata, signor Heinz. Questa me la leggo al dito. Scusatemi. Vale anche per lei, avvocato. In piedi. Ciao, Kerry. Entra pure. Che vuoi sapere? Come intendi procedere per il caso Chapman? Chapman? Credevo che se ne occupasse il tuo collega. Beh, lavoriamo insieme. Allora, il vostro cliente ha la testa dura, ma se ammette la sua colpevolezza, possiamo arrivare al patteggiamento della pena. Cosa proponi? 10 anni. 10 anni? Allora quanto chiederesti se andassimo al processo? Ma anche di più. Quel tipo ha assalito una guardia giurata e ha fatto esplodere una ciminiera. È un pericolo per l'intera comunità. Ha bloccato il lavoro di centinaia di persone e ha rischiato di metterne in pericolo l'incolumità con un gesto criminale. E a parte questo? Ascolta, se Chapman è contro tutte le ciminiere del mondo, a me sta anche bene, ma non può agire così, capisci? Non posso e non voglio transigere su atti di violenza. Ci vediamo in aula. Il mio cliente dichiara che le accuse contenute nel filmato sono infondate e diffamano la sua persona. Se venissero rese pubbliche, rovinerebbero la sua reputazione. Pertanto richiediamo alla Corte di procedere solo in base al riscontro effettivo dei fatti, che contano molto più di un video. Vostro Onore, io credo che quel documento sia molto importante ai fini del processo. E penso che la giuria non avrebbe una visione completa dei fatti se non lo vedesse. Concordo su quanto detto dall'avvocato Novak. Sono stata chiamata a decidere su questo caso e quindi vorrei visionare il materiale. Le faccio presente che si sta mettendo in gioco la reputazione di un importante e stimato uomo d'affari. Penso che sarebbe più opportuno proseguire questa discussione nel mio ufficio, se non vi spiace. Ma vostro Onore, io non... Nel mio ufficio, avvocato. Eccoli, sono arrivati. Signor Heinz, hanno deciso... Beh, il giudice si è detto d'accordo a visionare il filmato in tribunale. Allora è materiale che scotta per genere. Non credo che sia la sede più opportuna per fornirvi altri particolari. Può anticipare qualcosa? Nessuna anticipazione, andiamo. Su, diteci qualcosa. L'unica cosa che posso dire è che Jerry Kearns è molto preoccupato. E di che cosa sarebbe preoccupato? Beh, ha più di un motivo. Se fossi in lui avrei già preparato i bagagli e comprato un biglietto per una destinazione molto lontana. Steven,
Non posso proprio dire di più adesso, però vi aspetto in tribunale domani. Portate con voi degli amici. Va bene, grazie. Senti, che c'è? Cosa ho detto? Senti, Steven, sembra quasi che tu stia seguendo un piano per far aumentare la valutazione del tuo video. Oh, andiamo, ma che cosa dici? Come ti viene in mente? Insomma, Rastomain ha già subito delle minacce. Hanno ucciso una persona e ci hanno provato anche con noi. Sto combattendo contro l'uomo più importante della città e tu te ne approfitti per farti pubblicità in questo ignobile modo. E allora, guarda che l'opinione pubblica ha il diritto di essere informata. E se perdessimo la causa? Con le accuse che stai sbandierando ai 420 ti farebbero pagare dei danni incalcolabili. Figurati, non possiamo perdere. E invece potrebbe anche capitare. Non ti va di esporti, vero? Io faccio il mio lavoro seriamente. Voglio che sia chiaro. Come va ora? Stai un po' meglio? Sì, credo di sì. Prendiamo un drink? Stephen, ho bisogno di dormire. Ok, d'accordo. Come vuoi. Rimani qui. Sono venuti anche da me. Rastomain mi aveva avvertito. Pronto? Chi parla? Sono Chuck, c'è Olivia, per favore. È il tuo socio? Sono io. Oltre a farti da segretario, cos'altro? Parliamone in un altro momento, ti prego. Perdonatemi se vi ho interrotto. Ora devo lasciarti. Fantastico. Oh, mi scusi. Oh, mi dispiace molto. Non guardo mai dove metto i piedi. Oh, no, è colpa mia, andavo di fretta. Anch'io. Sono Ciaccio Benia. Scozzese? Sì, per metà almeno. Daniel St. John. Così andava di fretta. Già, ma non so più perché. E posso offrirle un drink? No, no, grazie. Devo scappare, grazie lo stesso. Piacere, Lou. Il piacere mio. Oh, aspetti, signora, ha dimenticato la valigetta. Oh, grazie, stasera non ci sono proprio con la testa. È sicura di non volere bere un drink? Beh, ecco, a ripensarci bene... Certo, perché no? Vivi qui da sola? Sì. Beh, per l'esattezza è di mio nonno. Lui è in casa di riposo. Cosa faceva per permettersi questo lusso? Oh, accumulava denaro. Era questo il suo lavoro. Di cosa ti occupi? Io faccio il giro dei salotti più importanti. Frequento le persone giuste. E questa vita ti diverte? Oh, sì, veramente molto. I soldi mi piacciono. Sono una cosa importante nella mia vita. Non sarei capace di farne a meno. Beh, anch'io. Ho la sensazione che tu non ne abbia molti. Sì, hai indovinato. Dove abito io? Tutto l'appartamento è grande come questa stanza. E dove si trova? A Mimico. Ah, bel nome. Mi dica, signor Larson, lei era di servizio come guardia notturna la sera del 17 agosto, è così? Sì, signore. Vuole dire alla corte quello che accadde? Sì, erano circa le 23:30 e stavo facendo il solito giro, quando notai qualcuno che tagliava il filo spinato. Avvertì per radio l'altro mio collega e subito dopo mi avvicinai. E cos'è che vide?
Vidi chiaramente quell'uomo che stava tagliando le recinzioni con un tronchese. E il signor Chapman la vide? Oh sì, senza dubbio, superato il recinto si piantò davanti a me. Ma prima che potessi reagire lui mi colpì. Grazie, signor Larson. Non ho altre domande. Signor Larson, cosa accade subito dopo? Beh, caddi per terra. Era svenuto? Certo, mi colpì alla testa. Perciò era incosciente quando avvenne l'esplosione, esatto, no? Sì, esatto. Quindi lei non poteva vedere la persona che mise l'esplosivo? No, chiunque veramente avrebbe potuto passare da quel varco e quindi introdursi nello stabilimento. Vostro onore, non c'è alcuna prova che sostenga questa ridicola ipotesi. Mi oppongo. Vostro onore, l'accusa ha istruito troppo sommariamente il caso, senza nemmeno preoccuparsi di fare delle verifiche, anche le più elementari. Le ricordo che abbiamo ben due testimoni. Costui ha visto solo un uomo che tagliava una rete. Non ho altre domande. Il mio cliente domanda che la visione del filmato possa avvenire a porte chiuse, in maniera riservata, in assenza di pubblico e stampa. Vostro onore, non c'è ragione di vedere il film a porte chiuse. È un ennesimo tentativo di ostacolare il procedimento. Avvocato Novak, il caso in oggetto ha già ricevuto fino ad oggi una notevole pubblicità che ha suscitato opinioni negative sul signor Kurtz. Pertanto sono propensa ad accettare l'obiezione dell'avvocato Rice. Mi consenta, devo insistere su questo punto. Ne discuteremo quando l'aula sarà stata sgomberata. Bene, significa che il giudice è ben disposto. A che altezza stava l'uomo che lei afferma di aver visto sulla ciminiera? Non saprei, più o meno a 10 metri. Secondo il rapporto della polizia, l'esplosivo fu piazzato a 20 metri d'altezza e non a 10. Beh, che cosa significa? Quante lampade illuminano la ciminiera, signor Walker? Una sola. Ed è sulla cima. È giusto dire che ha solo intravisto una silhouette? Sì. Perciò lei lo ha appena intravisto e non ha potuto identificarlo. No, direi di no. Quando quell'individuo si mise a gridare che aveva piazzato l'esplosivo sulla ciminiera, non ebbe paura? Non si allontanò? No, gliel'ho detto, si scagliò su di me. Da un'altezza di 20 metri. Era forse sotto la scala quando lui saltò giù? Io non ricordo. Insomma, lei era lì sotto ad aspettare che un uomo le saltasse addosso da 20 metri. Non lo so, ma è saltato. Glielo dico io, signor Walker. Quando quell'uomo le disse che la ciminiera stava per saltare, lei in preda al panico scappò. No, non è vero. E come mai in fondo alla scala non c'è traccia di colluttazione? Forse sarà accaduto a pochi metri. Perché non c'è mai stata una lotta. Ho finito, vostro onore. Chiedo la parola, vostro onore. Va bene, sia breve. Signor Walker, dopo l'esplosione, quante macerie si accumularono alla base della ciminiera? Ah, di sicuro ce n'erano tantissime. Quindi sarebbe stato molto difficile trovare tracce di colluttazione. Obiezione, la domanda può influenzare il test. Ho visto quell'uomo, l'ho visto chiaramente. Non dire neanche una parola. L'ho visto bene in faccia. Basta così, signor Walker. È più che sufficiente. Ci ha impiegato 2 ore per convincere il giudice dell'opportunità di rendere pubblico il filmato. Ha accettato? Sì. Ma sarà il caso, e se fosse diffamatorio? Hai ragione, ci ho pensato anch'io. Se questa storia non si conclude, mi salteranno i nervi. Sarebbe meglio se dormissi da uno di noi. No, figurati, cosa vuoi che mi facciano? Kearns agisce in modo molto più subdolo. Con me usa delle armi psicologiche. Sei sicura? Sì, non si sporcherebbe mai le mani. È fuori studio al momento, se vuole lasciare un messaggio. Ascolta, se dovessi cambiare parere, chiamami, hai capito? Grazie. Stamattina ce la siamo presa con comodo. Ho lavorato a casa mia. Ecco tutte le persone che ti hanno cercato. Ciao, li hai trovati i soldi per la cauzione? Alla fine sì, ci vediamo domani. Fai 2 chiacchiere con Olivia. A domani. Ciao. Hai assunto Steven perché risponde al telefono di casa tua? Non dire sciocchezze. Dove sei stato finora? Ah, ho lavorato da me. Senti, Chuck, mi dispiace molto per ieri sera. Io... No, avevi perfettamente ragione. Non ripetiamo gli errori del passato. No, non devi pensare che io voglia evitarti. Chuck, abbracciami, ti prego. Perché? Ti sento così distaccato. Olivia, credi che io non sappia di te, Steve? Cosa dovresti sapere? Sentiamo. Ti stai sbagliando. Sei convinto che ci sia ancora qualcosa tra noi due? Via, non mentire, Olivia. C'è Steven sulla linea 1. Dice che è urgente.
Scusami. Buonanotte. Anche a te. Sì. Cos'è successo? Rose Dumaine è precipitata dal balcone. È morta. Tu che ne pensi? C'è qualcuno che l'ha vista. Apparentemente stava sistemando qualcosa sul terrazzino di casa sua. Andiamocene su, Miri. Forza, Miriam. L'hanno spinta. Sì, è possibile. Volevano impedirle di parlare. Su, ora calmati. A chi toccherà ora? A te? A me? Ascolta, perché non lasciamo perdere questa faccenda? Non possiamo. Sì, invece, altro che. Se vuoi, mogliamo tutto quanto. No. Dobbiamo continuare. Voglio inchiodare quel bastardo al muro. Benvenuto. Sai, mi sento emozionata come se fossi una debuttante. È un gran bel party. Oh, ho invitato soltanto gli amici di famiglia. Andiamo di là. Benian, Jerry Kearns. Ah, salve, molto piacere. Salve, come va? Bene, vado a prendere i cocktail. Scusatemi. Lei è socio di Olivia Novak? Mm-hmm. Lo sai, il suo nome non si dimentica facilmente. Non è molto comune. No, infatti non lo è. È piuttosto caparbia quella sua collega. È anche poco lungimirante. Ah, sì, può darsi. Lo è di sicuro. Non renderà pubblico quel film. Io glielo impedirò a costo di andare di fronte alla Corte Suprema. Perché lo dici a me, scusi? Mi perdoni, forse le sembrerò un po' aggressivo, ma voglio essere schietto. La sua socia cerca di rovinarmi e questo non mi piace. Capisco. Cerchi di parlarle. La Kearns International ha bisogno di bravi consulenti legali. Mi telefoni. Mi scusi. Così per 5 milioni di dollari Jerry Kearns si assicurerebbe tutte le cassette, le registrazioni, gli appunti, insomma tutte le cose che lo minacciano. Direi che sono condizioni piuttosto ragionevoli. Oh, non c'è che dire. È la migliore offerta che potrete ottenere. Prima quel filmato verrà visto in tribunale. Sta bene. Beh, visto che volevi abbandonare il caso, è arrivata l'occasione giusta. Io non ho mai detto questo. Offre una cifra che il film non renderebbe nemmeno in 10 anni. Se fossi in te non mi fiderei di Kearns. Certo è una cifra molto alta, ma non potrai mai spenderla da morto. Su, ora la stai mettendo giù un po' troppo dura. Lo credi davvero? Chiedilo a Rose Dumaine. Questa è una decisione che non puoi prendere da solo, Steven. Anch'io ho visto quel filmato e la mia vita è in pericolo quanto la tua. Quanto ci guadagneremo se vinciamo la causa in tribunale? Lo stabilirà il giudice, ma abbiamo il dovere morale di continuare. Tu dici che ne varrà la pena? Sono già morte 3 persone. Allora andremo avanti. Pronto?
Pronto? Ma chi diavolo sei? Kerry. Ah, Rana, che succede? Chapman è sparito. Che cosa è sparito? Non lo troviamo più. Leon lo sta cercando dappertutto. Ha già informato il giudice? No. Senti, Kerry, Leon vorrebbe che tu... Prendessi tempo? Puoi farlo? Non lo so, vedremo. Leon ha detto che puoi. Ah. A questo punto deve emettere un mandato di cattura, avvocato Barr. A me sembra che sia un po' prematuro, vostro onore. L'avvocato Robinovic ha semplicemente riferito che quando è andato all'abitazione di Chapman, lui non c'era. Forse l'imputato era andato al bar all'angolo a bere qualcosa. È disposta a seguire lei l'udienza in assenza del difensore? Ho ricevuto l'incarico di farlo, signor giudice. Allora farà lei l'arringa finale. Ma se l'imputato non sarà presente quando pronuncerò la sentenza, firmerò subito il mandato d'arresto. Spero almeno che il tuo socio ti riconosca una parcella. Il cliente era suo, ma tu stai lavorando molto più di lui. Ne terrò conto. Adesso voglio che mi racconti tutta la storia. Di che stai parlando? Di Jerry Kearns. Afferma che fai di tutto per rovinarlo. Vuole eliminare tutti gli ostacoli, non è vero? E allora? Che cosa ne sai tu? Jerry Kearns è un assassino. E quell'intervista sarebbe una prova? Certo che lo è. Come l'hai incontrato, dimmelo. Ti ha avvicinato in un bar? O ti ha seguito fino a casa tua? Non hai voluto nemmeno aspettare il verdetto. Ce l'abbiamo fatta? Non lo so. Beh, non mi va di aspettare inutilmente. Come? Ti ho detto che l'accusa è stata demolita, non li hai sentiti i testimoni. E se non fosse così? Grazie lo stesso, ormai ho solo una possibilità. Vuoi mollare tutto così? Esatto, proprio come hai fatto tu. 1970, ricordi? Si combatteva insieme. Allora eravamo degli eroi. Marciavamo e lottavamo per dimostrare che in un paese libero non si può usare l'esercito armato contro i cittadini. Erano altri tempi. Già, tu non ci hai mai creduto. Sei sempre stato un tipo ambizioso. Proprio come adesso, io invece sono finito in galera perché conservo i miei principi. Credi di aver compiuto una grande impresa? Dai, smettila, Leon, i piccolo borghesi mi fanno orrore. Senti, ormai è da più di 20 anni che non faccio più parte del movimento. Ma quando vedo quelli come te che incitano alla violenza, so che ho fatto bene ad uscirne. Hai trovato un modo per essere qualcuno, vero? No. Col mio lavoro contribuisco a combattere le ingiustizie. Il tuo modo di protestare non ha senso. Lo capisci? È un gesto criminale che discredita gli ideali più giusti. Saresti più utile alla causa se non facessi niente. Buona fortuna, ti saluto. Tu non vai da nessuna parte. Non crederai di fermarmi, vero? No, io no. Lo faranno i poliziotti. Vostro onore, l'imputato afferma di essere innocente. Infatti, egli dice che quella sera si trovò solo a passare da quelle parti. La difesa, avvallando questa tesi improbabile, sostiene che qualcun altro fu coinvolto nell'attentato. Ma io la prego di considerare che se il signor Chapman fosse stato realmente convinto che questa ipotesi fosse perlomeno verosimile, oggi sarebbe qui, presente, per ascoltare il verdetto della corte. Cerchiamo di non commettere un errore madornale. Don Chapman è colpevole. Per questo io chiedo alla corte che venga condannato. Vostro onore, i fatti accaduti sono molto semplici. Il 7 agosto scorso un criminale ha fatto saltare in aria, con dell'esplosivo, una ciminiera. Ora, l'accusa sostiene che quel criminale abbia un nome, che sia Don Chapman. Ma per sostenere ogni tesi accusatoria servono le prove. Qui l'accusa si basa unicamente
sulla testimonianza di due persone che erano in servizio quella sera. Uno dei testimoni afferma che ha cercato di bloccare un uomo mentre si accingeva ad oltrepassare la recinzione. Un uomo che ha riconosciuto in seguito come Don Chapman. Ma è proprio sicuro che fosse lui? Per quanto riguarda il secondo testimone, vostro onore, mi chiedo, è ammissibile che abbia potuto identificare un uomo che si trovava in un luogo poco illuminato e per giunta a 20 metri d'altezza? No, questo non è assolutamente possibile. Se ci atteniamo solo ai fatti, l'accusa non ha potuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che fu Don Chapman colui che fece esplodere la ciminiera. Chiedo pertanto che venga prosciolto. Da quanto tempo lavori per Kurtz? Perché mi fai questa domanda? A quanto pare la casetta di tuo nonno appartiene a una delle società di Kearns. Oh. Allora? E allora era tutta una storia quella del povero vecchio che trascorre i suoi giorni ricoverato in un ospizio. Chuck, si può sapere che cosa diavolo ti prende? Cerca di vedere anche l'altra faccia della medaglia. E così tu saresti una professionista. Almeno prova a pensare anche ai benefici che potresti avere tu. La tua carriera, il tuo futuro. Sei convinta che mi interessi soltanto il denaro? Sì, certo. Non hai capito niente. Ti sbagli sul mio conto. E anche il tuo capo si sbaglia. Da dove arrivi? Devo parlarti, sediamoci. Perché? Dov'è il videotape? C'è stato un incendio ieri notte. Dove? Nello studio, probabilmente è stato a causa di un cortocircuito. Purtroppo è andata distrutta tutta la mia roba. Cosa? Non si è salvato nulla. Non c'è più niente. Sei stato tu. Cosa ce l'hai con me? Ma di che cosa stai parlando? Se ho appena denunciato il fatto alla mia compagnia. Quanto ti sei fatto pagare? Non mi hanno pagato per niente, non sono stato io. Stai mentendo! Su, non fare così, calmati. Ora devi ascoltarmi, hai capito, Olivia? Guardami, ti prego. Io credo che alla lunga questo sia stato il miglior modo per venirne fuori. Per chi? Ma per tutti e due, ci saranno abbastanza soldi per entrambi. Avevi progettato questo piano fin dall'inizio, vero? Hai dovuto capire. Ma andiamo, cosa sono tutte queste storie? Se quel materiale fosse stato visto in televisione, non credi che sarebbe toccata anche a noi la stessa fine di Jackson? La stessa fine di Rose Tomei? Oppure il mandante sarebbe stato incriminato? Come facevo a saperlo? Io sto per lasciare il paese. Cosa? Vuoi venire anche tu con me? Difensori, si alzino in piedi, per favore. Grazie per essersi unito a noi, signor Chapman. Prendere una decisione sul caso in oggetto non ha presentato molte difficoltà. Trovo che il suo sia un comportamento da biasimare, sia dal punto di vista giudiziario che da quello morale. Tuttavia, l'accusa non è stata in grado di provare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi di prova, questa corte la considera non colpevole. Lei è libero fin da ora. Grazie, Kerry. Figurati. Senti, ora me lo puoi anche dire com'è andata. A pranzo ti racconterò tutta la storia. Grazie, amico. Chi è? Sono Chuck. Sola in casa?
Che roba è quella? I documenti che riguardano il film di Steven. È vero che ti ha mollata così sui due piedi? Proprio così. E quelli dell'ufficio del procuratore generale mi hanno già chiamata. Che cosa volevano? Sapere se c'era materiale sufficiente per aprire un'indagine su quel bastardo di Kearns. Vorresti consegnare il dossier? Non posso farlo. Purtroppo sono documenti riservati e Steven è l'unica persona che potrebbe chiedere di farli pubblicare. Che farai allora? Niente. E Kearns ne rimarrà fuori. È probabile. Olivia, sappi che non sei sola. Conta pure su di me. Tranquillo, me la caverò. Sicura? Jack, non sono per niente sicura.